Un secolo d'azzurro è una mostra antologica curata da Mauro Grimaldi che ricostruisce i primi 100 anni di calcio italiano con oltre 300 cimeli originali. La mostra, nel suo nuovo tour in giro per l'Italia, ha fatto tappa a Cosenza dal 4 al 17 ottobre scorsi all'interno del chiostro di San Domenico, dove sono stati esposti i nuovissimi cimeli di Euro 2020 e la coppa vinta dai ragazzi di Roberto Mancini. Tante sono state, come hanno fatto sapere gli organizzatori, le scuole che hanno aderito per visitare l'esposizione. Un'occasione, insomma, per insegnare e far conoscere la storia alle nuove generazioni. Questa è una mostra antologica, sono un museo itinerante che vogliamo trasferire la cultura del calcio tutta Italia, soprattutto ai ragazzi, alle giovani generazioni. Vogliamo cercare di raccontare la storia d'Italia attraverso un pallone che diventa strumento didattico, diventa la voce narrante di questa grande epopea che è del calcio e della nostra storia. Tant'è vero che vedendo questa mostra vi renderete conto come abbiamo ricostruito fin dal 1910, questa è stata la ricostruzione della prima maglia della nazionale, sulla base di fotografie originali, sono le prime due maglie in realtà, per far capire anche alla gente, ai ragazzi, come il calcio si è evoluto, come è cambiato. Abbiamo portato i palloni dal 1800 fino all'ultimo pallone dell'Europeo 2021, abbiamo portato giornali originali, scarpini, cioè tutto quello che fa parte di questa grande epopea. Anche perché è importante anche capire l'evoluzione tecnica che ha avuto il calcio, è importante capire i primi pionieri del calcio come giocavano, è importante passare attraverso l'epopea, per esempio la grande tragedia del Torino, no? La grande tragedia del Torino che ha segnato uno spartiacque fra due modi diversi di intendere il calcio, le maglie di lana dei primi anni con le maglie termosaldate attuali, i palloni che non erano impermeabili, quindi si riempivano di fango e di acqua, contro gli ultimi palloni che sono termosaldati e quindi sono un unico involucro. Insomma, per gli appassionati sicuramente c'è tanto da vedere, tante curiosità, tanto di cui parlare. La mostra è stata fortemente voluta dal dottor Giuseppe Fuoco, presidente della Pirossigeno Città di Cosenza, militante del campionato nazionale di Serie 2 della divisione Calcio 5. Mi è stata proposta questa iniziativa, l'ho sposata subito, anche se io vengo dal mondo del futsal, sono presidente della città di Cosenza, però mi è piaciuta tantissimo. E questa, diciamo, è la prima, dovrebbe essere la prima, e cercare di migliorare sarà poi un appuntamento annuo. Questo è tutto. Niente, speriamo di aver portato un po' di rinnovamento nella città di Cosenza, questo era l'obiettivo, oltre alla passione e al resto, questo qua. La mostra è stata un'occasione unica e imperdibile per tutti gli amanti del calcio per vedere dal vivo il primo pallone della storia del football, 1880, gli scarpini di autentiche leggende come Giuseppe Meazza, Paolo Rossi e Roberto Baggio e le tantissime magliette azzurre che raccontano dal 1910 al 2021 oltre 120 anni di incontri epici, vittorie memorabili ed autentici campioni, Boniperti, Rivera, Totti, Maldini, Buffon, Pirlo, Donnarumma. Mai come in questo caso il pallone è diventato quindi uno strumento didattico per coinvolgere ed appassionare le nuove generazioni, facendoli rivivere le pagine più importanti della storia italiana, l'unità, la monarchia, il fascismo, la repubblica, sino alla nostra società 2.0, attraverso la nascita, lo sviluppo ed i fasti della nostra nazionale di calcio. In esposizione anche i trofei azzurri, le due coppe del mondo, la Coppa di Me e per l'appunto l'ultima Coppa Europa vinta a luglio a Wembley dalla nazionale di Roberto Mancini. È un anno straordinario, abbiamo vissuto questi 2 anni di Covid che sono stati terribili e al contrario invece lo sport italiano è risorto ma in tutte le sue componenti, non solo il calcio ma la pallavolo, la Parigi-Roubaix, abbiamo vinto anche l'Under 23 di pallavolo, quindi un anno davvero straordinario e mostre come queste fanno ricordare che l'Italia c'è sempre stata, l'Italia è sempre stata piena di campioni e che noi italiani siamo tenaci. Siamo vogliosi di giocare e di esprimere noi stessi.
Il CONI, come sempre, cerca di tutelare lo sport di base, è da lì che nascono i campioni che poi alle Olimpiadi vanno a fare quel tipo di risultati. Noi stiamo cercando di stare vicini alle società in un periodo che non è facile per loro, non è facile neanche per noi, perché ci sono tanti movimenti anche a livello nazionale, per cui avendo poi bene una definizione dei ruoli, il CONI riuscirà ancora a fare qualcosa in più per le società.